oggi spegniamo la presa dati dell'esperimento Borexino. Ricordo che l'esperimento Borexino ha ultimato quest'anno una spettroscopia completa dei neutrini solari, sia della catena PP che del ciclo CNO, e che è in presa dati da 14 anni, ben dal 2007. E adesso come prima cosa spegneremo l'acquisizione. Eccoci qua, procediamo con la DAQ e adesso premiamo stop. Ecco, Massimo. Ok, quindi adesso eseguiamo lo spegnimento proprio reale delle alte tensioni via socket, dopodiché agiamo sulla chiave che spegne tutti i mainframe dell'esperimento. Così termina la storia, almeno mia personale, di 21 anni su Borexino.